Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo della situazione Calafiori. Allora, Calafiori non è ancora un caso chiuso, nel senso che non è che è scartato, ma ora ci sono ragazzi degli attriti tra Juventus e Bologna, soprattutto da parte del Bologna, perché il Bologna con l'arrivo di Thiago Motta sulla panchina della Juventus, ma che i contatti iniziarono molto prima della fine del campionato, il Bologna si è un po' risentito, anche perché avevamo un allenatore sotto contratto e questo già faceva accordi con la Juventus per il prossimo anno. Niente di male, perché se due si parlano senza firmare un contratto, non c'è nessuno, fanno un pur parlé, però come fanno tutte le società, ragazzi, ovvio. Ovviamente però il Bologna dice: avevamo un allenatore che ci ha portato in Champions League, potevamo costruire insieme una squadra, e invece ce la siamo fatta soffiare. Ma ragazzi, queste cose capitano. Quindi ora il Bologna non vorrebbe cedere Calafiori. La Juventus avrebbe per prima cosa offerto 20-25 milioni, ma loro dicono: se volete Calafiori dovete sborsare molto, ma molto, molto di più. E quindi ci sono adesso queste screzie tra le due squadre. Però Giuntoli sa fare il suo lavoro, sa come lavorare, ragazzi. Vi vado a leggere qua la notizia. Eccola qua. Il difensore azzurro rimane la priorità di Thiago Motta, giunto lì al lavoro per distendere i rapporti con il rossoblù. Prova di disgelo sull'asse Juve Bologna, passaggio di Thiago Motta all'ombra del San Luca e a quella della mole antoniana per modalità e tempistiche ha raffreddato i rapporti tra le parti e reso poco fertile il terreno per l'assalto bianconero a Riccardo Calafiori, pupillo del tecnico italo-brasiliano e tra i principali obiettivi di mercato di Cristiano Giuntoli. Un puntuale alito di vento caldo però potrebbe presto essere rappresentato da Moise Kean, personaggio in cerca d'autore che proprio dall'Emilia avrebbe la possibilità di rilanciarsi dopo una stagione senza reti. L'attaccante cresciuto a Venovo è infatti uno dei primi segnalati in uscita dalla Continassa e il neo allenatore, sentite bene, rossoblù italiano, spicca come uno dei suoi maggiori estimatori. Quindi, se un allenatore vorrebbe volesse un certo giocatore e questo giocatore, ragazzi, è in uscita, forse le cose si possono anche incontrare e fare questo, diciamo, questo scambio. Eccolo qua. Allora, il fatto che al Dallara nella prossima stagione Ken abbia la possibilità di calcare il palcoscenico della Champions League poi rappresenta un altro elemento a favore dell'incastro. Non si è ancora scesi nel concreto di un'operazione resa comunque complicata dall'ingaggio e dall'ammortamento della punta bianconera, ma la manifestazione di interesse è arrivata. E poi io penso che al Bologna un giocatore come Moise Ken, che non è che sia un campione, perché comunque ha esperienza in campo internazionale da diverso tempo, ha giocato anche all'estero, potrebbe fare solo che bene, penso io. Messo vicino ad Orsolini, per esempio, potrebbe far bene. E la Juventus è pronta a coglierla al volo con un duplice obiettivo: piazzare un esubero importante dal peso finanziario e riallacciare cordiali rapporti con il Bologna, in maniera tale, una volta esaurita l'avventura dell'Italia Aero 2024, da poter tornare all'assalto di Calafiori con l'editore sportivo fezzino Giovanni Sartori. L'operazione in questo caso si preannuncia complicata, vuoi per l'ambizione del rossoblù di allestire un organico competitivo per il grande ritorno in Europa e vuoi per la clausola firmata un anno fa con il Basilea. Il club svizzero infatti vanta il credito del 50% sulla rivendita del centrale azzurro, valore di eventuali contropartite tecniche compreso. Se Giuntoli provasse a inserire un giocatore nella trattativa di Lucio Caviglia a Barbieri, passando per Facundo Gonzalez, insomma il Bologna dovrebbe versare all'ex squadra di Calafiori la metà di una somma che non per forza incasserebbe prima in contanti.
Poi quello che porta in Emilia, in ogni caso, non è l'unica strada che potrebbe aprirsi davanti a Kenne. Classe 2000 piace comunque anche a Paladino, fresco di nomina alla Fiorentina, mentre al momento resta sullo sfondo una ve ventilata ipotesi araba. Poi qui si parla di ripeto, di Kenne nell'ultima parte, però ora c'è questa possibilità che Kenne rimanga in Italia perché lui vorrebbe potersi rilanciare in campionato per poter essere richiamato in azzurro, che comunque ragazzi è sempre un giovane, adesso ha 24-25 anni ragazzi, quindi ancora la possibilità di rilanciarsi. Per me all'inizio Kane era una cosa molto ma molto promettente, poi si è perso per strada, sarà anche la testa ragazzi, ma per me quando venne alla Juventus fece le prime partite, mi sembrava un giovane veramente veramente importante. E quindi ragazzi, che dire, vediamo ora come andrà a finire questa carella, diciamo, anzi vediamo questa telenovela Calafiori, che io spero comunque che Giuntoli abbia già pronto il piano B, che stia portando avanti sotto traccia, perché se veramente Bologna chiedesse più di 30 milioni per Calafiori, che per me non li valgono. Non li valgono, ragazzi, è un giocatore, ha fatto, giocatore giovanissimo, ha fatto la prima apparizione, diciamo, a Bologna, sono andati in Champions League, ragazzi, e ripeto, come Motta non ha vinto niente, ha fatto questo exploit, si deve soltanto riconfermare, anche Calafiori è un giocatore che si deve affermare, riconfermare per i prossimi 2-3 anni. Allora lì si potrebbe parlare, ma che il Bologna, ma giustamente, faccia delle valutazioni del giocatore così, così esorbitanti, a me mi sembrano veramente azzardate, che poi rischierebbero veramente di perdere un giocatore, nel senso di non vendere un giocatore e poi questo giocatore non si riconferma e dice forse, vedi, se l'avremmo venduto sarebbe andato meglio. Capisco che il Bologna quest'anno vorrebbe calcare il palcoscenico della Champions League e superare anche diciamo, il girone, perché adesso quest'anno è diverso la Champions League, sono quelle quattro partite da fare, vorrebbe andare avanti, cioè se già smontiamo i vari pezzi, abbiamo perso l'allenatore che ci ha parlato in Champions League, perdiamo un difensore centrale che è molto promettente. Capisco che dà fastidio, poi ripeto, il Bologna ha coltellato a parte manico perché si è sentita detto, offesa da Thiago Motta di aver preso, ripeto, accordi con la Juventus prima della fine campionato, quindi questa telenovela ragazzi si potrebbe protrarre anche per un mese. Io spero che Giuntoli, ripeto, abbia già un piano B perché di Giuntoli sono contento. Guardate i video precedenti che ho fatto, video su Douglas Luiz, su Kefren Turam, su Niguez che forse potrebbe vendere Locatelli, e se riesce a fare questa operazione di vendere Locatelli, Giuntoli per me sarebbe il top. Quindi ragazzi, aspettiamo di vedere la puntata finale di questa telenovela, non so quando finirà, ma io penso che Giuntoli abbia tutte le carte in regola per portare a casa questo difensore a una cifra molto ma molto accettabile, poi mettendo sempre dentro delle contropartite. Ragazzi, fate sapere voi cosa ne pensate, mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi, fate iscrivere e ci vediamo al prossimo video. Fino alla fine, forza Juventus. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.